Metteremo a ferro e fuoco le città per riconquistare il nostro mondo. Miller ci credeva. Era pronto a dare la vita per questo ideale, mentre io ero assalito dal dubbio. Avevamo già dato la terra in pasto alle fiamme una volta. Ora il fuoco era nelle mie mani. Io ero stato scelto per custodirlo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un altro episodio di Metro 2033. Io sono Quit e onestamente credo che sto per restare da solo di nuovo in questo gioco. Quindi vediamo un po' come andrà. In primis però voglio ringraziare tutti quanti dei 1000 iscritti. Non so ancora cosa farò per i 1000 iscritti. Stiamo preparando la partenza per l'Austria, quindi è tutto un po' caotico in questo momento. E niente, andiamo a vedere cosa ci riserva questo gioco con la quale io ho un sentimento di amore e odio per il fatto che mi fa spaventare tantissimo. Andiamo. Dai. Siamo tornati qua, Mild. Com'è che ci abbiamo fatto? Ecco Ullman, dove? Dove lo vedi? Ah, lì, ciao Ullman. Chiedo perdono per il cane, ma vicino a casa della mia ragazza, se lo sentite, non so se si sente la registrazione, ma sta abbaiando come fosse nato da non so quanto tempo. E onestamente, o registro al momento, quindi. È facile essere Superman. Al diavolo te e le tue battute. Se avessi visto cosa vive laggiù. Ok, manteniamo la calma. Io e Artyom andremo a Ostankino a regolare il tiro. Tu resta qui e difendi Vladimir. Non so quante abbiamo, ma cerca di raggiungere i tuoi e richiedi rinforzi alla torre. Mi terrò in contatto. Dammi tutto. Gli ordini sono chiari? Bene. Non mi vuole dare le cose. Andiamo. Ok. Buona fortuna, ragazzi. Cosa stiamo andando a fare? Ho perso di vista esattamente quello. Dobbiamo andare da qualche parte a regolare qualcosa. Del sistema di guida. Sì, signore. Quindi? Quindi cosa devo fare? Magari di qua? Dubito. Vediamo un po' di qua. Il sistema di guida. Questo. Ok. Ho staccato una cosa. Nice. Andiamo, signore. Forse dobbiamo andare di qua? O cosa devo fare? Aiuto mamma. Sistema di guida non ce l'ha da nessuna parte, quindi. Ah! Ok. Dalle il mondo immerso nella merda fino al collo e non gliene frega un cazzo a nessuno. Vero capo. Oh, il cane ha smesso da abbaiare, per fortuna. Io e Miller scendemmo dal treno. Poi risalimmo la galleria fino al teatro Korolev. Eravamo vicini alla torre di Ostankino. Nelle strade gelate ci unimmo agli altri ranger nella furibonda battaglia che diede inizio alla mia storia. Ottimo, quindi ci siamo ricollegati all'inizio. Ma mantenete la calma. Il cazzo, mantenete la calma, me lo ricordo io cosa succede. Sì, temo che sarà più dura che nella biblioteca. Dici? Biblioteca. Dai, sparare. Crepate tutti. Oh no, che non lo fai. Dai. Ah! Crepate tutti. Ah! Aia. Ed eccoci di nuovo in questo casino. Numeri di Artyom. Arrivano i demoni e noi siamo nella cacca fino al collo.
Perché stai scappando? È la direzione sbagliata, Artyom. Ah! Male. Va proprio malissimo. Nice. Qualcuno ci sta salvando. È il capo. Beh. E andiamo. Ah! Ciao. Ah! Va bene, non dovevo lasciarlo, quindi carica l'ultimo checkpoint. Sì, capo. Ah! Crepate. Ah! Via, 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 via. Oh Cristo. No, eh. Ah. Capo, faccia qualcosa. Andiamo da qui. Dici? Sarebbe una buona idea, eh, anche secondo me. Anche perché mi si sta staccando. Ah! Ecco. Siamo andati. Non è per niente facile, ragazzi miei. Seguimi, Artyom. Non fermati di lì anche per un istante. A sinistra. A destra. Ah, sempre sta ricarica. Muori. Muori. Da questa parte. Muori. 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 Via, 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 via. Sono d'accordo con lei, capo. Andiamo. Ah, ah, no. Crepa. Crepa, crepa, crepa. Crepa, ah. Crepa, crepa, crepate tutti. Ah, ah, dammi la mano, capo, 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 capo. Avete rotto umanamente le palle. E quindi io mi ammazzo. Non ho esattamente fatto la scelta giusta, credo. Va bene, riproviamoci. Devo essere molto più attento con i miei colpi. Tipo adesso. Aia. E soprattutto con la mia maschera, perché questi tendono a spaccarmi la maschera veramente in fretta. Bastardo. Da questa parte. Sono qui. Ho capito che sei lì. Andiamo a tenere qui. Ah, 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 capo. Capo, andiamo? Andiamo. Ecco, grazie. Capo? Dovete crepare tutti. Ah! Ah, ah, ah. Bastardo. Capo? Dai. Maledetti. Forza, forza, proviamoci. No, 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 ho sbagliato. Qua dentro? Allora. Sì, un'altra maschera. Nice. Quale stanza? Questa è una stanza? Ah! Va bene. Ok. Nice, colpi. Siamo invisibili.
e facciamo schifo. Io vi vedo. Merda, fuoco, volontà. Bene, via, via, via. Via, 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 via. Oh Cristo, non mi piace neanche un po'. Ora zitto, avanti. Ok, siamo dentro. Da questa parte. Capo, perché non mi fido neanche un po'? Bene. Certo, raggiungere la cima. Miller, sei un eterno ottimista. È più facile a dirsi che a farsi. Eh già. Non c'è più niente. Cosa vuoi fare? Ok, ho un'idea. Saliamo sopra l'ascensore. Cercheremo di sbloccare il contrappeso. Va bene. Cosa stai facendo? Avanti! Forza, stronzo! Avanti! Entra nell'esercito, dicevano. Onestamente è molto divertente. L'ascensore ci condusse in cima alla torre. Per decenni, da qui erano state trasmesse le notizie, ma se quelle odierne sarebbero state positive o funeste, dipendeva solo da noi. Una volta installato il sistema di guida, la nostra missione si sarebbe conclusa, ma i piani sono fatti per andare storti. Bene. Tieniti forte, non sarà una passeggiata. Dici? Ah! Dove cazzo... Aiuto mamma. Stai bene, Artyom? Sì. Fantastico. Pullman, rispondi. Siamo nella torre. Il bersaglio è coperto da rubi alti. Andiamo più su, basso. Ma come cazzo facciamo? Ora dobbiamo trovare un modo per farti salire qua su. Demoni! Nasconditi! Dentro. Ah, bastardo! Devi crepare! Dici? Cerca un modo, Artyom! Ah! Ah! Muori, pezzo di merda! Corri, Artyom! Dove dovrei correre, capo? Grazie. Capo. Dove ti ha... Oh, ok. Nice. Sì, ottimo. Ah, io i demoni li odio. Ah! Cazzo. Non posso sparare, ho finito i colpi. Mangia questa. Ah. Corri. Artyom, Artyom, Artyom. No, Artyom. Ecco. È stata una cosa di riflesso, lo giuro. Allora, quindi non abbiamo più munizioni. Evidentemente passiamo a queste. Ah. Devi crepare. Show. Sì, sì, capo, grida di show. Vedrai come funziona. Ah, Cristo. No, eh. E qua altri demoni. Qua. Vaffanculo. Se n'è andato. Vieni di sopra. Dove cavolo è? Dove la vedi? Questa. Capo? Ben fatto. Eccomi. Rispondi, Ulman. Abbiamo
respinto dei demoni. Continuiamo a salire. Rispondi, Miller! Spara, Artyom! Crepa, Artyom, crepa! Miller, spara! Rispondete! Ok. Miller. Sì. Rispondi, Urman. Grazie, Miller. Eh sì. Quindi? Devi salire più in alto che puoi e configurare il sistema di guida. Va bene, capo. Muoviti, ragazzo. Ora dipende tutto da te. Perché proprio io? È quello che mi sto chiedendo da quando è iniziato questo dannato gioco. Qualcosa che si apra? No? E come salgo io? Di qui non si va da nessuna parte, però così... così forse rompo il gioco. Allora. Devo scendere? Può essere? Può essere un'opzione? Sì, dai. No, qua è dove c'è la scala. In realtà io sono arrivato da qui, ok. Quindi di qua e poi di qua. Perfetto. Leviamo il contrappeso. O cosa dobbiamo fare? Non capisco. No. Scendere non sembra essere l'idea più furba di questo mondo. Quindi su di là. Ah! Allora, devo valutare bene le mie possibilità. Che non sono onestamente... Oddio, guardate lì. Va lì, che figata. È bellissimo, devo dire. Assurdo. Va bene, ma mi sto dilungando in cose inutili. Yeah. Qui da dove sono stati... Ah, c'è una scala. Eccola lì. Sali. Bravo, Artyom. Ah! Cos'è? Cos'è? No, Artyom. Non siamo arrivati fino a qui. Non siamo arrivati fino a qui per cadere, Artyom. Oh, Cristo. Dai, uomo ragno. Artyom, l'uomo ragno. Scala. Oh. Chissà perché non mi piace questa cosa. Cambiamo il filtro, va. No, niente, il filtro è a posto. No, non semino morte. Non sono così cattivo. Petri, fate i bravi. Mi avete salvato la vita, onestamente. Ah! Ok, ammetto di essermi spaventato in questo caso. E che pensava ai tetri? Allora, tu non mi sembri affatto molto solida. E infatti non lo sei.
Ok, quindi su di qua. Hop. Ah, addio, pure. Oh no, 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 no. Pure i puzzle di salto ci dovevano mettere. Eccolo lì. Premi rapidamente. Chiappati, chiappati, chiappati a qualsiasi cosa, Artyom. Sì, attaccati a questi tubi malconci. Io sto continuando a premere ripetutamente senza mai fermarmi. Guarda Artyom che... che fenomeno. È un uomo ragno. Si è trasformato da piccolo ragazzo che aveva paura di qualsiasi cosa all'uomo ragno. Guardatelo. Non ha senso. Non hai senso di esistere, Artyom. Eh sì, ci è mancato poco. Gli leggo nella mente ormai. Pensiero di Artyom è stato... Ok. Quindi, mo? Una scala. Cos'è che dovrei distruggere? Rispondi, Artyom, rispondi. Ah, bene, sono passato da 21 a... da 21 a 19 filtri, il che... Oh, Cristo. Quindi possiamo puntare. Nice. Artyom, il segnale è perfetto. Tieni duro ancora un minuto e li becchiamo. Io tengo anche duro se vuoi, ma... Perché volete fermarmi? Beh, oddio. No, dai Tetri, non fate i cattivi. Vogliamo solo distruggervi. Oddio, cos'è successo? Cosa diavolo è? Dove diavolo sono? Delle porte? Questa dice distruggilo. Porta chiusa. C'ho paura. Ah. Un buco. È figa però sto è figo sto effetto delle porta chiusa. Andate tranquilli. Arrivo. No! Artyom. 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 Perché ti sei buttato, Artyom? Va bene. Io sto un po' male in questo momento. Sembra che Artyom non voglia parlare di quello che sta succedendo. Quindi continueremo. Una specie di tribunale? Cos'è? Corri. Oddio. Onestamente mi state simpatici voi. No. Non sono venuto per distruggere. Oh Cristo. Ciao. Artyom è crepato. Quindi carica ultimo checkpoint. Va bene. Non ho capito. Non so cosa dovrei fare.
Non ho idea di cosa debba fare io in questo momento. Oh Cristo. Sì. Oddio. Cosa diavolo? Cosa c'è qua? Cosa si può fare? Ditemelo. Cosa devo fare? Non so dove sono finito. Non ho idea di come fare a risalire. Non ho idea di come fare a uscire. E non vedo niente che mi possa aiutare. La mappa non la posso tirare fuori. Yeah. Sti cazzi. Ma no, non vi distruggo, promesso. Faccio il bravo, giuro. Cos'è questo? Oddio. Cosa è successo? Sembra che le nostre scelte abbiano... Cioè, la scelta che ho fatto in qualche momento, della quale non sono ben certo. Cosa sta succedendo? Salto. Nice. Bravo Artyom, tu che sei un atleta. Che figata. Nato. No, non sono venuto per distruggervi, dai. Era uno scherzo, siamo tutti amici. È venuto per distruggerci. Non bisogna per me. Oh Cristo. Ciao. Distruggilo. Va bene, quindi questa mi stanno rincorrendo i tetri. E io devo saltarmene via. Quindi questo è il punto. Ah! Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, correre, correre, correre. È molto, molto inquietante questo pezzo, ragazzi. Oh Cristo, sono caduto. Artyom! Sei ostile, va ucciso. È venuto per distruggerci. Bella sta scena. Posso spostarmi? Non bisogna permettergli. No, quindi. Boom. Boom. Creperai prima o poi. Nice. E questa pistola dove arriva? Oddio. Procedura di guida completata. Che è successo? Artyom, i missili sono in volo. Nice. Geniale. Ce l'abbiamo fatta. Se ti è ostile, uccidilo. Risultato sbloccato. E ragazzi, godiamoci questa che sembra la parte finale del gioco. Oh Cristo. La faccia di Artyom. E si siede. Un tempo un saggio disse: colui che muove guerra per amore del prossimo sconfiggerà i propri nemici. Io ho condotto la mia guerra per proteggere la mia famiglia, i miei amici e la mia casa. La metropolitana. Avevamo vinto. Nice. Ma oggi mi domando:
Quando abbiamo annientato i tetri, non abbiamo forse perso qualcosa? In che senso? Signore e signori, questa è la fine di Metro 2033. È stato un viaggio, devo dire, veramente affascinante. Sono sicuro che giocherò al secondo e vi porterò con me nel viaggio. Se non lo sapete, sta per uscire Metro 2034 Light in the Tunnels, cosa del genere. E sì, quindi questa è la fine di questa serie di punta. È stato un onore potervi mostrare un gioco così bello, per quanto mi riguarda. Uno di quei giochi che non... che non ti cercano di vendere solo il multiplayer, ma un'esperienza single player reale, come io non ne ho provate da tanto tempo. E quindi niente, io sono Quit da una torre televisiva di Mosca. Ciao a tutti.